Friends piace anche a voi, vero? È tipo il mio gioco preferito! Cioè, guardate che mondo figo e soprattutto guardate lui! Blu! A me piace tantissimo questo mostro e sarò sincero con voi, non so se mi fa tenerezza per la sua faccina oppure mi fa paura per quando ti fa il jumpscare da incazzato. Questo, ragazzi, è veramente un gran dilemma. Ma oggi per quale motivo siamo sui Rainbow Friends? Beh, perché oggi andremo a fare delle cose un po' particolari. Oltre adesso andarci a far jumpscare da Blu per vedere un pochino. Eccolo! Eccolo qui il nostro Blu, andiamolo. Ah! Oddio! Mi ha visto, scatolone nella mano. Olè, e adesso non mi vedi più, giusto? Non ci sono più, caro Blu, non ci sono più. Ma vi siete mai immaginati di come sarebbe Roblox Rainbow Friends se però al posto di essere dei poveri giocatori siete voi i mostri? Quindi potete essere sia blu, sia verde, sia arancione, sia viola, tutti quelli che volete. E addirittura dei nuovi mostri in anteprima del nuovo capitolo 2. Il nuovo capitolo di Rainbow Friends deve sicuramente uscire. Proveremo a trasformarci nei mostri del nuovo capitolo. Oh, intanto prendiamo questo qua. Blu, dove sei? Tra l'altro, mi hai molto incuriosito questa scritta: You only slowed me down. Che effettivamente significa mi hai solo rallentato. Sarà forse qualche strano spoiler per il capitolo 2, ragazzi? Sicuramente ci sono molte teorie in ballo. Ah! Eccolo qui, Blu. Dai, Blu, jumpscarami un pochino. Voglio proprio vedere. Mamma mia, gatta, sei brutto. Bene, sono morto. Adesso mi ha iniettato il suo virus di Blu. Adesso diventerò anche io tutto blu. No, ok, a parte gli scherzi, esiste questa modalità che conoscono veramente poche persone: Accurate Rainbow Friends Roleplay. E qui puoi trasformarti in tutti i Rainbow Friends che vuoi. E ce ne sono anche alcuni segreti. Ma che cavolo, ma dove mi ha spawnato? Oddio, mi ha spawnato sopra la mappa. Ma che cavolo, questa, ragazzi, è la mappa di Roblox Rainbow Friends dall'alto. Non so per quale motivo mi abbia spawnato qua sopra. So soltanto che si è buggato tantissimo. Ah, oddio, si vede il braccio di verde. Qui sono caduto, oddio. Aiuto. Ma che cavolo sta succedendo? Si è buggato tutto. Io volevo soltanto diventare un mostro. Non volevo andare sotto la mappa. Non volevo diventare un hacker. Ci siamo respawnati per bene. E come vedete la mappa è quella, solo che è piena di mostri. Oh mio Dio. Guardate, possiamo diventare chi vogliamo. Possiamo diventare purple, green, orange e tutti i tipi di blu. Ad esempio, voglio diventare blu. Diventiamo blu. Mamma mia, che figata. Cosa? C'è blu giallo? Cioè, oddio, se è giallo non può essere blu. Potrebbe essere un nuovo personaggio principale del nuovo capitolo. In anteprima, perché se noi andiamo a vedere questi morph qua, ci fa vedere che ci sono altri tipi di personaggi, come ad esempio un blu maledetto e ancora più cattivo, Red, lo scienziato. Addirittura per qui abbiamo Yellow, quindi effettivamente è proprio lui, o almeno il blu giallo, perché io lo chiamo blu. Questo non è proprio giallo, perché il vero giallo è proprio lui, ragazzi, quel pulcino lì dentro. Riuscite a vederlo? Quello lì dovrebbe essere un personaggio che non è stato utilizzato nel capitolo 1 e che quindi verrà utilizzato nel capitolo 2. E poi di qui abbiamo addirittura blu ma arcobaleno, in questo caso proprio Rainbow Blue. Ma adesso, ragazzi, trasformiamoci in purple. Oddio, ma che... sono un insetto stecco, ma che schifo. Ok, finalmente mi sono venute le animazioni. Ma adesso facciamo una bella avventura, ragazzi, perché bisogna trovare assolutamente tutti i morph per poterci trasformare nei mostri desiderati. Dove saranno mai? Dove si nascondono? Wow, wow, wow! Guardate qui che cosa vedo! Questo qui è Pink! Dovrebbe essere, ragazzi, un morph nuovo. Cioè, praticamente Pink non esiste nel gioco. Voglio assolutamente andarla a provare. Oddio, mi sto incastrando nella porta perché sono troppo grosso. Bene, vediamo se ha funzionato tutto. Inseriamoci qui dentro. Oddio, sono diventato... Che figata. Perché non mi fa uscire? Ehi, fammi uscire. Aiuto, aiuto. In teoria con questo posso addirittura fare uno jumpscare. Ehi, signor Tubers, venga qui che ti jumpscherò. Oh! L'ho mangiato.
cos'è? Sto Pink addirittura c'ha più fame di Orange. Signor Orange, venga qui che io la divoro tutta. Aum! E mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale e lasciate like se volete che esca il capitolo 2 dei Rainbow Friends. Io lo voglio assolutamente. Wow ragazzi, forse abbiamo trovato un nuovo morph. Qua vedo una bella coroncina arcobaleno e questo può significare solo una cosa: 3, 2, 1, trasformazione! Oh mio Dio! Siamo diventati blu arcobaleno! E qui c'è un nostro fratello! Ciao amico, ciao! Andiamo a far paura un pochino ai players! Inseguiamoli, inseguiamoli! Venite qua, venite qua! Però non può correre questo qui! È troppo arcobalenoso, non riesce a correre ragazzi! Pesa troppo! Oddio, la vedo Orange che sta inseguendo un povero player che si sta spaventando! Dove siete? Eccolo! Guardatelo! Ma adesso, a parte gli scherzi, ci stiamo divertendo! Abbiamo preso tutti i morph più fighi, ma ci manca quello che voglio diventare veramente. Io voglio diventare prima di tutto blu giallo, ma poi voglio anche diventare il nuovo personaggio nascosto, quello lì, il pulcino demoniaco. Oddio, sono affamato ora, sto impazzendo. Quell'arancione è un po' impazzito ragazzi, fate attenzione agli arancioni, sono pericolosi. Oh mio Dio, e questo strano posto che cavolo è? No, aspetta, non vorrei dire stupidaggini, ma questo qui non dovrebbe esserci all'interno del vero Rainbow Friends. Cioè, almeno non l'ho mai visto. Ma che cavolo è questo posto? No, allora, o sono stupido io che non l'ho mai visto e sto facendo tipo un fail pazzesco, oppure è la prima volta che lo vedo. E qui tra l'altro c'è pure il morph del blu maledetto, il blu.exe. Oh mio Dio, ma sto posto non capisco, esiste davvero oppure no? Il blu.exe all'azione, deve riuscire a trovare il morph finale, quello lì del pulcino maledetto. Dove si nasconderà mai ragazzi? Dove potrà mai nascondersi? Forse qui in mezzo? Dentro l'albero? No, dentro l'albero di sicuro no. Forse dietro queste strane sbarre? Questo non lo sapremo mai. Oh mio Dio! Ok ragazzi, penso proprio che il blu.exe abbia un bel fiuto, perché mi sa proprio di averlo trovato. Eccolo, eccolo qui, l'abbiamo trovato ragazzi. Questo è il secondo personaggio che potrebbe essere inserito all'interno di questo nuovo capitolo 2. Non ci resta altro che trasformarci finalmente. È proprio qui dentro, è proprio qui dentro. Si nasconde qui, entriamo. Oddio! Ma quanto è brutto! Che denti c'ha! È super spaventoso! Posso addirittura fare il jumpscare! Ok, jumpscariamo un po' la gente. Prenditi sto jumpscare! Sembra che me lo sto mangiando! Signor Pulcino, com'era la testa del nappo? Non parla! Mi sa che ha finito le parole, tanto che era buona! Oddio! È morto! Ma ora! Che ci mancava, blu giallo. Che figata ragazzi, che figata. Magari inseriscono tutti questi personaggi all'interno del vero gioco, sarebbe veramente una figata pazzesca. E direi che per oggi il video possa finire qua. Abbiamo finalmente trovato tutti i morph che ci piacevano. Ditemi qui sotto nei commenti qual è il vostro preferito. Io spero che in un futuro si possano realmente comandare tutti questi personaggi all'interno del vero Rainbow Friends. Ma noi ci vediamo, ciao ragazzi, bye.